Chi conosce Serafino Massoni trova l'amore. Io sapevo di avere dei poteri particolari, ma non fino a questo punto. Non sapevo che avevo il potere di mettere in relazione le persone perché facessero l'amore. Non lo sapevo, capito? Non lo sapevo. Io non posso documentarvi nulla, cari amici, per rispetto della privacy, ma io sono qua allibito da questa scoperta. Mi ha scritto un carissimo amico, un amico che come me ama tanto il Nietzsche, altro di lui non posso dirvi. E che mi ha detto? Mi ha detto che ha avuto una relazione con una bella signora del web 2.0. Perché questa bella signora gliel'avrei presentata io. Gliel'avrei presentata io. E ha detto che lui gli ha dato una cosa da succhiare. Lui gli ha dato una cosa da succhiare. E lei continuava a succhiare. Poi non so che è successo. Non so che è successo. Non lo so. Non lo so. Si vede che lui quella cosa da succhiare non gliela ha data più. Non lo so. E poi lei ora è in terapia psicoanalitica. E lui mi scrive che probabilmente lo psicoanalista sarà lo psicoanalista a farla guarire, dandogli lui stesso a lei quella cosa da succhiare. E poi mi ha mandato una foto. Una foto, che dovrebbe essere la foto di questa bella signora, che è a Pecorina. Però c'ha una bottiglia infilata nel dietro, ma non infilata dalla parte del collo, infilata dalla parte della base. Io nulla posso documentarvi, però voi mi credete, perché io sono su Web 2.0 da circa 10 anni e non ho mai mentito. Credetemi, cari amici, perché io sono l'autore di questa opera. Io non sapevo di avere questi poteri. E vabbè, cercherò di gestirli per il futuro, i miei poteri. Non posso dirvi niente, cari amici, però vi assicuro che ho detto la verità. Tanti cari saluti da Serafino Mazzoni.